Buenas tardes a todos. Quiero iniciar esta sesión agradeciendo a Giuliana Mazzoni por su disponibilidad a participar en esta sesión. Sesión que, como tantas otras, tenía que ser presencial. Teníamos que tener en Girona y también poder gozar del contacto personal, y como tantas otras, pues ha quedado en el limbo, y en este caso pues en el limbo del online, digamos, de tal manera que al menos la podremos hacer así. Giuliana tuvo en todo momento la disponibilidad de cambiar el modo, de cambiar de vuelos cuando estas eran las cuestiones, de cambiar todo para hacer posible estar aquí. Y no sé si sabes, Giuliana, que justo hoy se publicaba que Girona ciudad, es ahora el lugar con el índice de riesgo COVID más alto de Cataluña. Así que, bueno, quizás efectivamente todos los cambios de vuelos y todas estas cosas nos estaban diciendo que debíamos hacerlo de esta manera. Es un gusto muy grande poder contar con Giuliana Mazzoni para esta sesión y también con su colaboración para el curso de prueba testifical, el curso de especialización en prueba testifical para el que en estos días estamos grabando materiales y en el que también participará Giuliana. Giuliana es profesora en la Universidad Roma III. Y una de las grandes especialistas, Roma 1, y una de las grandes especialistas en psicología del testimonio, interviniendo no solo en el debate en inglés, ha sido profesora por años en Inglaterra, sino también obviamente en italiano, en su lengua, y en español. En español se han publicado, y creo que son incluso un éxito editorial, y estas cosas no son fáciles, al menos dos libros importantes, yo diría, y en el ámbito de la psicología del testimonio, imprescindibles. Se puede creer a un testigo, el testimonio y las trampas de la memoria, y un libro general de psicología del testimonio. Ambos me parecen dos libros que hay que conocer y que es quien está interesado en prueba debe conocer. Así que la sesión de hoy lleva por título Testimonianza, incidente probatorio, validad de la prueba. Y sin más, Giuliana, es tu tiempo y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Buongiorno di nuovo, anzi buonasera, scusatemi per tutte le interruzioni, non è colpa mia. Quello di cui vorrei parlare oggi in italiano sono dei problemi che si presentano nell'utilizzare il contenuto di un incidente probatorio come prova in un processo, nel processo penale. Quello che vorrei fare è discutere insieme queste problematiche e vedere se insieme possiamo arrivare a delle possibili proposte, delle possibili soluzioni. Questo perché ho capito che in realtà le persone che fanno parte di questo seminario sono persone che non sono proprio studenti, voglio dire, sono persone che hanno già un'esperienza, che hanno già una professionalità, che hanno già conoscenze, e quindi mi piacerebbe discuterne insieme. Comincio dicendo che l'incidente probatorio è un istituto del processo penale italiano che è regolato da un articolo che è il 392 del codice di procedura penale. E è l'elemento che in un qualche modo sostituisce per le persone vulnerabili e per i minori l'udienza nell'ambito del processo penale, quindi l'udienza in tribunale. È quindi comunque un elemento di formazione della prova ed è a cavallo
tra la fase delle indagini preliminari, io spero che sia tutto chiaro quello che dico, tra la fase delle indagini preliminari e la fase poi del dibattimento, quindi del processo. Le prove all'interno dell'incidente probatorio vengono assunte con la stessa modalità con cui verrebbero assunte all'interno del dibattimento in udienza, per cui nel caso ci dovrebbe essere in principio anche in un qualche modo il contraddittorio, l'esame incrociato, va bene? E chi è che di solito svolge questo incidente probatorio? La legge dice che sono il giudice per le indagini preliminari, GIP, il giudice per l'udienza preliminare, oppure il giudice incaricato poi per il dibattimento successivo. Allora, la cosa che io mi chiedo, sempre che qua si possa andare avanti, perché è in un qualche modo in che misura i giudici sono preparati per svolgere un incidente probatorio. Perché questo incidente probatorio viene richiesto quando la persona che deve essere sentita non può partecipare al dibattimento. Quindi quando il testimone è un testimone minore, quando è vittima, quando ci sono situazioni di trauma, nel caso anche delle donne vittima, per esempio, quando ci sono situazioni di infermità, quando ci sono situazioni di handicap che impedisce di far parte intervenire al dibattimento, e quindi sono delle situazioni di solito molto delicate, estremamente delicate. Chi è che compito dell'incidente probatorio? Il compito dell'incidente probatorio è l'assicurare la bontà della prova e evitare che la testimonianza sia inquinata, che la testimonianza sia pregiudicata. E in effetti ci sono molti elementi nella procedura italiana che regolano come deve essere svolto un incidente probatorio, perché deve garantire un contesto non traumatizzante, perché deve garantire una relazione tra chi fa le domande nell'incidente probatorio e il testimone o la vittima, che non sia nemmeno questo traumatizzante, quindi che comunque in un qualche modo permetta al testimone, alla vittima di parlare, e questo viene sottolineato molto, evita situazioni di traumatizzazione secondaria. Adesso non si sente. Hoy parece que tenemos el duende de internet en contra. Ciao, ci vediamo già. Una fatica terribile, mi dispiace moltissimo. Allora, dicevo, siamo arrivati alla traumatizzazione secondaria? Proprio lì.
proprio lì, va bene. Quindi per traumatizzazione secondaria io parlo piano per fare in modo che si capisca. Si intende il patimento di nuovo dello stesso trauma subito, quindi la ripetizione del trauma all'interno dell'ascolto della persona che è stata traumatizzata, dell'ascolto della vittima. E quindi appunto l'incidente probatorio questo deve garantire. Non per nulla per i minori si dice che l'incidente probatorio deve essere unico, non può essere ripetuto, proprio per evitare la traumatizzazione secondaria, va bene? Allora, che cos'è che, ancora un secondo, quindi tutti questi elementi che regolamentano l'incidente probatorio sono finalizzati proprio a garantire la bontà della prova, la genuinità della prova, il non inquinamento della prova, da una parte, e a garantire anche il benessere del testimone vittima che viene ascoltato. Sulla carta tutto funziona benissimo, tutto è molto corretto e tutto è pensato bene. Ma se si va a vedere nella realtà, che cosa è che vediamo? E adesso parlo di che cosa vediamo nella realtà, va bene? Ma voglio fare la premessa che la garanzia del valore probatorio all'interno dell'incidente probatorio richiede che chi lo svolge sia molto preparato e che il suo svolgimento dell'incidente probatorio sia curato nei minimi dettagli, che sia pianificato correttamente. Richiede anche che prima dell'incidente probatorio non ci sia inquinamento della prova. E quello che io sostengo è che nei casi di abuso sessuale su minori, in particolare, ma anche in altre situazioni, questo in realtà, nella realtà dei fatti, non è possibile. Io do per scontato che ancora mi sentite, va bene? Ci sentiamo perfettamente. Ok. Allora, quali sono i problemi? I problemi, secondo me, sono grossi. Sono grossi perché l'incidente probatorio avviene in tempi ben successivi alla denuncia, ben successivi ai fatti. A volte passano mesi. Ma anche quando passano relativamente pochi mesi, il tempo trascorso permette un grave inquinamento delle prove. Cioè, che cosa succede nel tempo trascorso? E poi faccio degli esempi alla fine, va bene? Degli esempi concreti di casi. Nel tempo trascorso, prima della denuncia, quando una madre, un padre, un insegnante, un adulto, insomma, decide di denunciare perché ha avuto dei sospetti, perché pensa che ci sia stato abuso sessuale, perché pensa che siano successe delle cose, e siccome lo pensa, lo chiede al bambino, lo chiede, fa domande, rifà domande, suggerisce cose, ne parla con gli amici, ne parla con gli insegnanti, ne parla con gli adulti, ne parla con altri bambini, cioè si crea un clima, si crea una situazione in cui quello che si riporta che sia successo, va bene? I fatti non sono in realtà più i fatti. I fatti sono il risultato di questa rete di scambi verbali prevalentemente tra adulti e il bambino, la bambina vittima, e tra la bambina vittima e altri bambini, tra la bambina vittima e altri adulti che non appartengono alla famiglia, e così via, e così via. E questo avviene prima della denuncia, avviene tra la denuncia e
l'assunzione di quelle che vengono chiamate sommarie informazioni testimoniali, che di solito vengono raccolte dagli organi inquirenti. Nel caso dei bambini c'è un ruolo specifico dello psicologo, che è il ruolo dell'assistente di polizia giudiziaria, dell'ausiliario di polizia giudiziaria, il quale sostituisce la polizia giudiziaria nell'ascoltare i bambini, nell'ascoltare le madri che denunciano e così via, così via. E tutto questo scambio, tutto questo inquinamento, va bene, verbale, avviene anche tra il SIT nel periodo che intercorre tra le sommarie informazioni testimoniali e l'incidente probatorio. E quindi, secondo me, c'è un problema importante. Il secondo problema, a cui avevo già accennato, è che appunto per svolgere l'incidente probatorio si richiede grande competenza da parte di chi lo svolge, e questa competenza non è necessariamente presente. Allora, volevo fare un breve chiarimento sul fatto che ci sono dei tempi abbastanza lunghi tra il momento in cui viene fatta la denuncia e il momento in cui si istituisce il processo. Questi tempi lunghi sono necessari in un qualche modo perché c'è l'acquisizione della notizia di reato. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, che in questa fase di indagini preliminari lavorano insieme, si prendono tempo per svolgere le indagini e per compiere accertamenti. Queste indagini e questi accertamenti di solito in Italia, e questa è una cosa che anche questa sarebbe una cosa su cui discutere, ma insomma non è il mio tema di oggi, avvengono all'insaputa dell'indiziato, va bene? L'indiziato non sa assolutamente niente, tutti gli atti sono secretati fino a quando il pubblico ministero non ha una quantità di prove sufficienti da poter istituire il processo. Quindi, in questa fase di indagini preliminari viene ascoltato di tutto e di più, cioè in questa fase di indagini preliminari viene ascoltato il bambino, vengono ascoltati i genitori, cioè nella stessa creazione, insomma, voglio dire, nella stessa acquisizione, raccolta delle prove durante l'indagine preliminare, secondo me c'è la possibilità di crearle ex novo queste prove. Nel senso che in questo scambio di informazioni non necessariamente quello che poi risulta è quello che effettivamente è successo. Quando poi c'è la notizia di reato, si istituisce il processo e il minore viene ascoltato viene ascoltato appunto sia prima sia poi durante l'incidente probatorio. Allora, chi è che fa questo ascolto del minore? C'è la Convenzione di Lanzarote, non so se la conoscete, che dice che quando sia coinvolto un minore, l'ascolto del minore deve essere fatto da un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Questo esperto viene nominato come consulente tecnico del pubblico ministero e questo consulente tecnico del pubblico ministero, d'accordo è uno psicologo, d'accordo è un professionista, un neuropsichiatra infantile, quindi è una persona che già ha una serie di competenze, ma in realtà non ha necessariamente le competenze adatte per svolgere questo tipo di funzione, questo tipo di ascolto. Io di solito faccio l'esempio dell'ingegnere, va bene? Uno dice: affido il ponte, la costruzione di un ponte a un ingegnere, ma lo affido a un ingegnere meccanico, lo affido a un ingegnere civile, lo affido a un ingegnere informatico, a chi lo affido?
cioè lo affido a un ingegnere che si occupa di intelligenza artificiale, voglio dire, a chi lo affido? Lo affido a una persona che ha delle competenze specifiche. La stessa cosa è per lo psicologo, cioè gli psicologi in realtà non sono tutti uguali. La legge italiana dice che lo psicologo può essere uno psicologo dell'età evolutiva, ma in realtà uno psicologo dell'età evolutiva non ha queste competenze, perché uno psicologo dell'età evolutiva conosce una parte, voglio dire, ha una parte delle competenze, perché conosce una parte di quello che occorre sapere, quindi sa quali sono le fasi di sviluppo cognitivo, sa cosa un bambino di una certa età può o non può ricordare, conosce la capacità del bambino in quella certa età di distinguere la realtà dalla fantasia e così via. Dovrebbe avere qualche strumento di indagine per misurare queste capacità, ma non necessariamente. E quindi in realtà ci vuole una persona che sia preparata specificamente a svolgere questo tipo di ascolto e questo tipo di colloquio con i bambini. Questo avviene relativamente raramente, almeno in Italia. Va bene? Nel senso che chi sono i consulenti tecnici del pubblico ministero che svolgono questo ascolto con i minori? Sono delle persone che sono in una lista, sono degli psicologi o dei neuropsichiatri infantili che sono iscritte in una lista e il pubblico ministero ne conosce alcune, chiama sempre quelle, non necessariamente sono le persone che sono preparate a quella funzione. Ok? L'altra cosa che capita spesso è che in queste situazioni, quando sempre per la Convenzione di Lanzarote e per qualche suggerimento della legge italiana, c'è uno psicologo che affianca il bambino come supporto psicologico. Per supporto psicologico intendo una presa in carico delle problematiche psicologiche del bambino. Ma questa funzione dovrebbe essere molto diversa e completamente staccata dalla funzione invece dell'ascolto ai fini delle indagini preliminari, ai fini dell'acquisizione della prova. Frequentemente, in realtà, nei casi reali, queste due figure sono unite, cioè sono la stessa persona che fa sia da supporto psicologico sia da raccoglitore delle informazioni. Per la prova. E questo è sbagliatissimo, è problematicissimo, perché si confondono i piani, perché si confondono i ruoli, perché all'interno del supporto psicologico si lavora spesso a livello del come se, nel senso, si può giocare sulla finzione, si può giocare nel rapporto instaurando un gioco di fantasia, ma questo non si può invece fare assolutissimamente quando si raccoglie la testimonianza del minore vittima, perché gli si confondono le idee, si scambiano i piani di realtà e questo crea problemi molto grossi, molto importanti nella testimonianza. E quindi il primo punto è che anche se dopo la Convenzione di Lanzarote si dice che non deve essere il pubblico ministero ad ascoltare per le indagini preliminari il bambino, ma deve essere un esperto, questo esperto di solito non è scelto correttamente. L'altro problema è che questo esperto che non è scelto correttamente agisce, ha moltissimo potere in questa fase. Agisce da solo, è lui che decide cosa fare, è lui che decide come farlo, è lui che decide quali sono i risultati di quello che fa. E non ha nessun controllo, non ha nessun controllo. E quindi in realtà sarebbe veramente estremamente importante se queste figure fossero scelte in modo adeguato e se ci fosse, per esempio, un curriculum che accompagna questi nominativi degli psicologi disponibili a fare il perito, a fare il consulente tecnico, e
e che non sia soltanto la conoscenza, la familiarità del pubblico ministero con questo o quello psicologo. Io dico appunto che in queste fasi lo psicologo, questo esperto, tra virgolette, che non sempre è un esperto, dicevo, ha grande potere, e questo grande potere dovrebbe richiedere grande competenza, ma appunto questo non è necessariamente. E quali sono i pericoli, naturalmente, per la costruzione della prova? La prova, in questo caso, nel caso dell'incidente probatorio, sono fondamentalmente le parole del bambino, e quindi la testimonianza del bambino potenziale vittima. I pericoli sono di fare le domande sbagliate, di ripetere le domande, di dare feedback che non sono opportuni, di indirizzare le risposte, di mettere in bocca al bambino dei contenuti che il bambino altrimenti non direbbe. E questo succede, e succede molto spesso. Succede che nell'esame di queste testimonianze si nota che un bambino cambia anche versione durante proprio la fase di ascolto, che è una fase relativamente breve, 40 minuti, 50 minuti, un'ora, va bene, cambia versione e in un qualche modo si adegua alle cose che gli vengono chieste, che gli viene chiesto di dire, se appunto chi fa le domande non ha la professionalità adeguata per poter svolgere questo. Quindi un professionista che non è adeguatamente preparato può essere estremamente pericoloso ed essere elemento importante di inquinamento della prova testimoniale del minore. Adesso non dico competenze deve avere lo psicologo, perché insomma, vabbè, ne accenno alcune. Quindi deve avere una conoscenza delle competenze cognitive, di ricordo, di memoria, linguistiche, di comprensione, di adeguamento alla realtà, le caratteristiche di sviluppo dell'individuo, deve avere la capacità di mettersi in relazione, ma in modo sufficientemente neutro con il bambino potenziale vittima. Deve essere in grado di far parlare il bambino senza imporre i propri contenuti, le proprie ipotesi, le proprie opinioni. Deve saper accogliere il bambino, ma allo stesso tempo tenerlo sufficientemente distante in modo da non sentirsi di dover proteggere il bambino. Deve avere pianificato questa procedura di ascolto, deve naturalmente utilizzare l'audio-video registrazione, questo molti lo fanno oggi, e deve agire in un ambiente adeguato. Ma anche per l'ambiente adeguato, adesso non so se in Spagna si chiamano camera gazelle, non lo so. Ci siete ancora? Sì, si chiamano così. Si chiamano camera gazelle. Allora, anche in questo caso, questi luoghi dove si svolge l'audizione protetta variano molto. Io adesso non vi posso far vedere, nelle mie slide avevo degli esempi. Ci sono dei luoghi che sono accoglienti, ma sono sobri, nel senso che hanno alcuni elementi essenziali, anche colorati, qualche cosa alle pareti, dei giochi, delle cose così, ma non sono strapieni. Ci sono invece delle camere gazelle che sono tutte piene di giochi, e secondo me una camera gazelle che è riempita di giochi non è adeguata perché? Non è adeguata perché spinge il bambino a giocare. Chi prepara camere gazelle di questo tipo, con tantissimi giochi, segue il principio per cui tutti questi giochi facilitano l'instaurazione, la creazione del rapporto con il bambino, ma in realtà l'instaurazione del rapporto può avvenire anche con pochissimi oggetti.
e l'avere tanti giochi è in realtà un elemento di distrazione per il bambino, che non capisce più perché è lì per giocare, è lì per parlare di quello che gli è successo, perché è lì. Non soltanto, ma poi, appunto, se uno, e ci sono tantissimi esempi in Italia, se uno lavora con il bambino durante l'ascolto a livello del gioco, poi in realtà mette in moto, l'adulto mette in moto delle tecniche interpretative di quello che il bambino fa, di quello che il bambino dice, che non sono adeguate in questa fase, non sono adeguate, cioè questa non è il momento dell'ascolto del bambino, non è un momento di terapia, non è un momento di intervento, è un momento di acquisizione di una prova e questo viene dimenticato, va bene? In queste camere gazelle che sembrano delle ludoteche, che sembrano delle sale giochi praticamente. E quindi bisogna anche attrezzare le sale in modo adeguato. Ripeto, alcune sono attrezzate molto bene, per esempio qui in Italia, non so, la sala di Perugia, di Macerata, insomma faccio i nomi di città italiane, di questure, va bene? La questura è il luogo dove svolge la sua attività la polizia giudiziaria in Italia. Quindi quella di Firenze, di Perugia, di Macerata, di Modena, sono molto molto adeguate. Ce ne sono altre, non faccio i nomi delle questure, che sono molto molto inadeguate. Eppure in tutte queste si svolgono le audizioni per i bambini. Naturalmente, io dicevo appunto, la inadeguatezza, la mancanza di professionalità corretta, specifica, per svolgere questo tipo di compito, è stata notata e quindi già da molto tempo esistono in Italia delle linee guida su come si deve comportare lo psicologo che svolge questo tipo di compito. Per esempio in Italia menziono la carta di Noto che ha avuto tante versioni, una anche recente del 2017 che è presente in Italia ancora da molti anni, dal 1996. Poi ce ne sono anche varie altre. Il problema è che queste linee guida spesso vengono disattese. Quindi esistono, ma le persone, quelli che fanno l'ascolto, in realtà non ne tengono granché conto di cosa dovrebbe essere fatto. L'altra cosa molto grave che succede in Italia da un po' di anni è che ci sono dei gruppi, delle organizzazioni di psicologi clinici, quindi non psicologi giuridici, che sono quelli che possono svolgere questo tipo di funzione di ascolto, va bene? Psicologi clinici, i quali stanno combattendo la presenza di linee guida per la conduzione dell'ascolto per l'acquisizione della prova. Cioè quello che loro sostengono è che l'acquisizione della prova deve essere svolta con le stesse tecniche, appunto, che si utilizzano, che uno psicologo usa nel prendere in carico un bambino con problemi. E io sono molto, molto, molto preoccupata per queste tendenze, anche perché sono molti. Questi psicologi sono molto organizzati, faccio un nome di un'organizzazione che si chiama CISMAI, che è il Centro Italiano per il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia, e dicono delle cose che veramente sono totalmente contrarie a quello che invece sostiene la letteratura scientifica di riferimento. Ma sono tanti e fanno moltissima formazione in Italia e sembra che siano non fermabili, non stoppabili, cioè loro continuano. Qui in Italia adesso c'è stato un caso giudiziario contro un gruppo di questi perché ci sono state delle intercettazioni fatte dai carabinieri e dalla polizia che hanno mostrato come il modo di operare di queste persone in realtà costituisse una forma di plagio nei confronti dei bambini,
nonostante questo caso giudiziario, non so se avete sentito parlare di questo caso giudiziario, si dice il caso di Bibbiano, che è il paese italiano in cui è scoppiata questa situazione. Nonostante questo, questo gruppo di psicologi molto ampio continua a fare formazione in tutta Italia e quindi fa formazione insegnando le cose sbagliate. E questo è molto preoccupante, appunto. Dicevo appunto che quindi questo è un problema. La mancanza di competenza è in questo caso, e come dicevo ora, in questo ampio gruppo di psicologi anche il combattere la competenza specifica, va bene? E il rivendicare un ruolo allo psicologo clinico. Questo avviene sia quando il bambino viene ascoltato inizialmente nelle indagini preliminari, questo avviene purtroppo anche in incidente probatorio. Cioè, in incidente probatorio, chi è che può svolgere l'incidente probatorio? Cioè, chi è che può ascoltare il bambino? Ok, lo psicologo, che abbiamo visto non sempre preparato, il neuropsichiatra infantile, che abbiamo visto non sempre preparato, ma lo possono svolgere anche il giudice per le indagini preliminari, il giudice per l'udienza preliminare. Allora, scusate un secondo. Il codice di procedura penale, l'articolo 498, il comma 4, dice che l'esame testimoniale del minore è condotto dal presidente, quindi dal giudice togato, su domande e contestazioni proposte dalle parti. Quindi è il giudice che interagisce con il minore durante l'incidente probatorio, che ascolta il minore in base alle domande che vuol fare lui, in base alle domande che vuol fare il pubblico ministero, quindi l'accusa, in base alle domande che vuol fare la difesa. E il pubblico ministero e la difesa sono nella Camera Ghisella, appunto, al di là del vetro unidirezionale, ma chi c'è con il bambino? Il giudice. E il giudice dice che può, dice la legge, può avvalersi dell'aiuto di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. E che cosa significa questo? Significa che il giudice, non avendo nessuna preparazione in materia, ha la facoltà di esaminare direttamente il minore. E non viene assolutamente specificata nella legge quale sia la prassi da seguire nell'incidente probatorio. Queste linee guida, tipo la carta di noto, su cui c'è questa contestazione adesso, non sono legge in Italia, sono dei principi di massima che si auspica vengano seguiti, ma questo da alcuni, da altri no. E quindi c'è un totale vuoto normativo, capito? E questo vuoto normativo fa sì che questo ascolto del minore per l'incidente probatorio venga svolto nel modo che più aggrada il giudice. E adesso non mi ricordo più dove l'ho messo, tra quante slides l'ho messo, ma insomma vi parlo di un caso che secondo me è veramente paradigmatico, ne ho visti tanti, ma questo è veramente incredibile, di una totale incompetenza da parte del giudice per le indagini preliminari per svolgere questo tipo di compiti. Ma perché? Ma perché esiste un vuoto normativo, perché non c'è una procedura che deve essere adottata. Qui si fa come si ritiene opportuno. Allora, quindi secondo me quello che io vado dicendo è che il giudice non ha competenze, ma non ha competenze perché è ignorante, non ha competenze perché non è il suo ruolo, non ha competenze perché non sa
come si interviene con un bambino, perché non conosce qual è il linguaggio del bambino, perché non sa che tipo di domande deve o non deve fare, quali sono le domande pericolose, voglio dire, se non in linea di massima, ma nello specifico, si dice in inglese, il diavolo è nei dettagli. Quindi il giudice, anche se armato di competenza sua come giudice, dell'esperienza per aver svolto, fatto domande all'interno di moltissime udienze, non ha però la competenza specifica per questo tipo specifico, per cui gli errori che vengono fatti sono tanti e facilissimi da fare, va bene? Perché bisogna avere proprio addestramento specifico per questo tipo di compito, non mi ripeto più, basta. Allora, vi voglio fare questi due esempi a questo punto. L'esempio di un caso di denuncia per abuso sessuale individuale. La vittima è una bambina di 30 mesi, 2 anni e mezzo. La denuncia viene fatta dalla madre dopo che ha sentito delle parole da parte della bambina. E quello che la madre denuncia è che la bambina sentita dice che aveva iniziato a sentire queste cose tipo 20 giorni prima, che la bambina diceva, che la bambina raccontava. È andata da uno psicologo e questo psicologo, senza vedere la bambina, soltanto attraverso le parole della madre, si è detto assolutamente certo che questa bambina aveva subito abuso da parte del padre, abuso sessuale da parte del padre, e si è detto, e questo risulta dalla documentazione, va bene? E si è detto disponibile a seguire la bambina per supportarla in questo percorso. Quindi la madre, forte della conferma da parte di questo psicologo, va dai carabinieri e fa denuncia contro il padre e contro lo zio paterno. Questa denuncia viene presa, la bambina viene sentita la madre, viene sentita la nonna materna, e alla loro testimonianza viene dato molto molto spazio, poi viene sentito il padre, lo zio, questo nelle sommarie informazioni testimoniali, quindi nella fase delle indagini preliminari, quindi della raccolta delle prove iniziali, va bene, per vedere se c'era sostanza per poi istituire il processo. Vengono sentiti il padre e lo zio e la nonna paterna, a loro viene dedicato pochissimo spazio, nemmeno un terzo rispetto a quello dedicato alla madre e alla nonna materna, e il PM affida la valutazione della capacità di testimoniare della bambina ad una perita, una neuropsichiatra infantile, la quale neuropsichiatra infantile era più competente della media, va bene? Però ha delle contraddizioni interne incredibili, nel senso che afferma che la bambina, siccome la bambina ha 2 anni e mezzo, 30 mesi, in realtà non sa distinguere tra realtà e fantasia. Non soltanto non sa distinguere, ma nel raccontare le cose, racconta delle cose totalmente fantastiche, che non sono fisicamente possibili, va bene? Questa perita correttamente non fa domande specifiche sull'abuso. Quindi queste sue affermazioni sulla incapacità della bambina di distinguere realtà da fantasia e di raccontare quello che effettivamente è successo è relativa a fatti che non riguardano l'abuso, quindi fatti esterni all'abuso.
Però poi cosa fa? Dopo aver raccontato tutte queste incapacità della bambina, quindi bisogna tener conto del fatto che questa bambina ha capacità linguistiche limitate, bisogna tener conto che questa bambina ha capacità amnestiche, quindi di memoria, molto limitate, che non riesce a collocare le cose nello spazio e nel tempo, che non sa distinguere appunto realtà e fantasia, che racconta cose platealmente false, poi cosa conclude? Conclude che la bambina è in grado di testimoniare. E allora la bambina poi viene ascoltata in incidente probatorio. E l'incidente probatorio è condotto da una donna, giudice per le indagini preliminari, la quale passa 90 minuti sdraiata in terra a cercare di mettersi in relazione con questa bambina. Bambina che corre da tutte le parti della stanza, si nasconde dietro le tende. Allora la giudice chiama la madre, la bambina continua a correre da tutte le parti della stanza, non riesce assolutamente a stabilire nessun contatto con questa bambina, nonostante la presenza della madre. Allora chiama la perita, quella che aveva svolto questo compito di decidere se questa bambina era in grado o meno di testimoniare. Chiama la perita, la quale anche lei si mette seduta in terra, questa giudice sdraiata in terra che insegue la bambina come se fosse un serpente, va bene? Questo per 90 minuti. Naturalmente quelli al di là del vetro, questo in una camera gazelle, al di là del vetro le persone vogliono concludere qualcosa, vogliono che la bambina parli, che dica qualcosa, che si sappia qualcosa, che questo colloquio sia condotto in una maniera minimamente decente. Per cui ci sono continuamente chiamate al telefono e questa giudice è proprio platealmente sempre più imbarazzata, non sa cosa fare, non sa comportarsi, non sa assolutamente niente. Come gestire la cosa, alla fine dei 90 minuti, tra i 90 minuti e i 95 minuti, quindi un'ora e mezzo di rincorse, di strisciamenti in terra, eccetera, dopo 95 minuti la psicologa, la neuropsichiatra infantile, quindi la perita, prende la bambina, la ferma, se la mette in braccio, proprio la costringe a fermarsi, se la mette in braccio e le dice: raccontami come si fa a leccare il pisello del papà. Allora la bambina dice parola per parola quello che aveva detto precedentemente, ma proprio parola per parola, come se fosse un ritornello ripetuto, va bene? Del tipo, quando si lecca il condello del papà bisogna mettersi a sedere così, insomma, è proprio come se fosse un ritornello appreso. E quando non appena la bambina ha detto questa frase, si chiude l'incidente probatorio, si istituisce il processo, questa viene considerata una prova adeguata, una prova forte, perché la bambina ha detto come si fa a leccare il pisello del papà, e il padre ha una sentenza di 12 anni in carcere per abuso sessuale su minori. Ora io mi chiedo come sia possibile ritenere un incidente probatorio svolto in questo modo una prova probante, voglio dire un elemento realmente forte e probatorio per un processo. Io sono molto, molto, molto perplessa e trovo questi dei casi problematici. Questo è un caso per me esemplare perché è un incidente probatorio svolto nel peggior modo possibile. Cioè, c'è tutto quello che non si deve fare, va bene? Ma di incidenti probatori svolti male ce ne sono moltissimi, moltissimi. Io, per fortuna, faccio il docente universitario, quindi queste cose le valuto per il mio lavoro e non partecipo. Ma ho visto moltissimi casi di incidenti probatori fatti molto, molto, molto male. E allora mi chiedo, ma che validità ha questo incidente probatorio fatto così? Vi racconto un altro caso.
Questo è un caso, ci sono stati in Italia molti casi di sempre abuso sessuale, ci sono tantissimi casi naturalmente di abuso sessuale individuale di un adulto su un bambino, ma ci sono stati tutta una serie di casi a partire dal 1998 di abusi sessuali rituali satanici, abusi collettivi, in cui vengono coinvolti moltissimi bambini e vengono coinvolti moltissimi adulti. E io ho partecipato a tre casi, il caso cosiddetto dei diavoli della Bassa Modenese, in cui i bambini, in cui il tutto è stato affidato ad una psicologa molto inesperta che si era appena laureata e non aveva assolutamente nessuna esperienza di nessun tipo, non aveva nessuna specializzazione, era proprio uscita in quel momento dall'università, va bene? Quindi senza specializzazione, senza pratica, senza addestramento di nessun tipo, senza nessuna conoscenza della psicologia giuridica, senza nessuna conoscenza della psicologia della testimonianza, la quale ha fatto degli errori incredibili, veramente degli errori impensabili. Ma non voglio parlare del suo caso, voglio parlare di un altro caso che è venuto alla ribalta. Ah, se volete, in realtà uscirà, ci sarà il 24 sulla televisione svizzera un documentario su questo caso dei diavoli della Bassa e c'è anche uscirà anche un docufilm, non so esattamente, tra qualche mese, e c'è anche un libro che si chiama Veleno, fatto da un giornalista italiano, Pablo Trincia, molto bravo, e ci sono anche dei podcast, sempre intitolati Veleno, 7 puntate, in cui si illustra quello che è successo in questo caso dei diavoli della Bassa, che è stato un caso paradigmatico. Ma oltre a questi ce ne sono stati vari altri di casi. Da cosa sono caratterizzati questi casi? Dal fatto che i bambini dicono di avere ucciso altri bambini, dicono di avere mangiato, tagliato le teste di altre persone, dicono di aver bevuto il sangue, di aver strappato il cuore, dicono di avere drogato, di aver fatto iniezioni ad altri bambini, dicono di avere tutti i capelli strappati, dicono di aver volato in mongolfiera dove si facevano queste sorte di orge. Insomma, raccontano cose di questo tipo. Per i diavoli della Bassa, appunto, i bambini raccontavano di diavoli, di persone travestite da diavoli che li conducevano nei cimiteri dove venivano uccisi ritualmente tutta una serie di bambini ogni sera e cose del genere. Però appunto il caso di cui voglio parlare è il caso che ha avuto tanta eco mediatica nel momento, che è il cosiddetto caso di Rignano Flaminio. Anche Rignano Flaminio è un paese dove si è svolta questa cosa. E perché parlo di questo caso? Perché come gli altri casi di questo tipo, in realtà l'incidente probatorio arriva alla fine di un iter lunghissimo in cui è successo di tutto, va bene? E allora anche in questo caso mi chiedo, ma che valore ha l'incidente probatorio? Ci siete ancora? Sì. Sì, sì. Ok, allora questo caso di Rignano Flaminio. Ci sono 19 bambini che uno alla volta, i cui genitori accusano 7 adulti, va bene? L'accusa è di abuso sessuale, rituale satanico, con uso di droghe, eccetera, eccetera. I rituali satanici, anche in questo caso, sono presenza di diavoli, adulti incappucciati, travestimenti con mantelli, la presenza di candele, atti sadici e di violenza. Anche in questo caso, come in moltissimi altri casi di questo tipo, i bambini parlano di avere scavato dei tunnel sottoterra, parlano di avere tagliato delle persone in modo che si spargesse il sangue, che loro dovevano bere questo sangue, la presenza di scheletri, insomma, di tutto e di più. E questo caso inizia con una bambina, in particolare inizia con una bambina che mette in atto alcuni comportamenti che la madre interpreta come comportamenti sessuali. Quali sono questi comportamenti? Questi comportamenti sono di due tipi.
Uno, la bambina si avvicina agli organi sessuali del cane, va bene? Mette le mani sotto le mutandine e dice una frase che effettivamente dà da pensare, che è: il pippo si ciuccia, la patata si bacia. Adesso il pippo sarebbe il pene, la patata sarebbe l'organo sessuale femminile. E la madre si allarma moltissimo, il padre non si allarma, ma la madre appunto si allarma molto e comincia a far domande alla bambina. Comincia a far domande alla bambina e fanno a questa bambina domande di ogni genere. Questa bambina in realtà non racconta niente lì per lì di particolare, va bene? Non racconta niente di particolare. Allora la madre consulta una psicologa. Questa psicologa, come nel caso individuale di cui vi ho parlato, senza vedere la bambina fa diagnosi di abuso sessuale. E allora che cosa succede? Succede che la madre chiama le altre madri degli amichetti di questa bambina e l'allarme si diffonde nel paese. È un paese relativamente piccolo e quindi quindi c'è una sorta di circolo vizioso per cui l'allarme della madre mette in allarme altri genitori, l'allarme della madre trova conferma nella psicologa, la quale, ripeto, non vede la bambina, ma sente soltanto quello che la madre racconta. I primi genitori, i genitori di questa prima bambina e gli altri genitori cominciano a fare domande ai bambini e in tutto questo i bambini cominciano a raccontare e vengono fuori le cose più strane. I genitori cercano di capire chi sono gli autori dell'abuso e la prima bambina a un certo punto fa il nome di, dice che è una persona, una donna che compie l'abuso, che si chiama Patrizia coi disegni. Patrizia è un nome, coi disegni potrebbe non voler dire niente, ma la madre lo interpreta come una donna che ha dei tatuaggi addosso. E siccome c'è una bidella è un inserviente della scuola che ha tatuaggi, anche se non si chiama Patrizia, allora la madre è convinta che questa bidella sia la persona che compie gli abusi sulla figlia. Gli altri genitori si convincono anche loro che i propri figli sono stati abusati. La madre parla di questa bidella e fa il nome di Patrizia. Gli altri bambini fanno altri nomi, per cui questi nomi vengono storpiati e condivisi, nel senso, per esempio, la madre della prima bambina si chiama Patrizia. Va bene? La madre della prima bambina si chiama Patrizia. E il secondo bambino che viene coinvolto dice alla propria madre che chi compie gli abusi è la madre della prima bambina. Non so se è chiaro. Quindi il secondo bambino dice che la colpevole non è la bidella, ma la colpevole è la madre della prima bambina. Naturalmente questo non viene preso in considerazione. Poi i bambini fanno nomi, tanti nomi, nomi di donne, nomi di uomini, e poi vengono portati dai genitori a identificare le persone, a identificare i luoghi, quindi questi compiti di riconoscimento svolti dai genitori che li portano in macchina per capire se queste cose sono svolte a scuola, se si sono svolte a casa degli insegnanti,
I bambini fanno tanti nomi e identificano tante persone e tanti luoghi. Identificano un commesso, una persona che lavora in un alimentare, in un negozio di alimentari, identificano un benzinaio dello Sri Lanka che lavora in un distributore di benzina, identificano un sacco di persone. Ma durante le indagini una serie di questi nomi, una serie di queste persone non viene preso in considerazione. Le indagini si focalizzano sui primi nomi e sulle prime persone menzionate. E in tutto questo scambio di parole, di informazioni, di conoscenze, in realtà si costruisce una storia. Si costruisce una storia in cui appunto cominciano a apparire i tunnel, cominciano a apparire le persone vestite da diavolo, cominciano ad apparire i voli in mongolfiera, cominciano ad apparire le bevute di sangue, cominciano ad apparire gli atti di violenza, cominciano ad apparire gli atti di abuso sessuale e così via, così via. I genitori non contenti, i genitori, cosa fanno? Filmano le relazioni tra bambini, quando i bambini si incontrano. E non soltanto filmano le relazioni tra bambini, ma costringono i bambini praticamente a mimare rapporti sessuali mentre li filmano. Ok? Allora, in questa situazione, qual è il risultato? Il risultato è che che la pubblica accusa, quindi il pubblico ministero, ha chiesto molti anni di carcere per tutta una serie di adulti, insegnanti e bidelli della scuola, insegnanti e inservienti della scuola. Alla fine, in realtà, c'è stata l'assoluzione, ma la soluzione è stata nonostante il fatto che in incidente probatorio tutti questi bambini hanno raccontato di aver ucciso altri bambini, di aver bevuto il sangue, di aver fatto i voli in mongolfiera, di essere stati costretti a drogare altre persone, che c'erano questi diavoli e così via e così via. Quindi i contenuti dell'incidente probatorio sono dei contenuti forti, molto forti. Cioè i bambini dicono la maestra Patrizia, perché poi hanno trovato una maestra Patrizia, la maestra Patrizia ci portava a casa sua, ci metteva nella sua camera da letto e ci faceva fare queste cose. E poi andavamo in mongolfiera a casa della maestra, adesso non mi ricordo come si chiamava, Anna, l'altra maestra, insomma. Quindi i contenuti dell'incidente probatorio sono molto, molto, molto forti. Ma cosa ce ne facciamo di un incidente probatorio con contenuti forti quando questi contenuti hanno una storia pregressa come quella che vi ho raccontato? Una storia pregressa in cui non c'è niente di genuino. È tutto frutto di questo scambio, di questa interazione, di questa rete sociale e di questa rete comunicativa che si è creata, che secondo me ha creato un contenuto. E quindi mi chiedo, quando noi andiamo a sentire un incidente probatorio, che cosa andiamo a sentire? Quando un giudice valuta quello che dice un bambino in un incidente probatorio, come può valutarlo in maniera adeguata?